sicuramente il risultato era importante. Nel primo tempo non siamo state, forse abbiamo fatto una peggiore nei primi tempi, perché non facevamo girare la palla, tecnicamente sbagliavamo molto. Poi nel secondo tempo invece ci siamo messi a posto, nonostante, come si può dire, che il primo tempo vincevamo 3-1, ma questo non vuol dire niente, non eravamo noi, probabilmente 20 giorni senza giocare, tante cose, insomma, hanno poi influito. Però poi sinceramente il secondo tempo abbiamo fatto bene, non abbiamo più rischiato niente, anche perché il primo tempo insomma eravamo un po', sbagliavamo delle linee difensive, insomma ero un po' arrabbiato, dico la verità. Però poi dopo niente, abbiamo fatto un bel risultato, un risultato importante, perché questo ci avvicina veramente, adesso ci manca solo 4 punti per poterci laureare campione d'Italia, e si sa, questi 4 punti un pochino li soffriamo, diciamo così, però vabbè, insomma, andiamo a Cuneo, pensiamo a Cuneo e poi vediamo. No, l'ho chiesto anche prima a Carcamo, lo chiedo anche a lei. Nelle prossime 3 partite pensa solo a se stesso, quindi alla Fiorentina, o si aspetta magari un regalo da parte del Brescia per fare prima? No, io penso solo a me stesso, anche perché sono convinto che il Brescia non ci regalerà niente, come è giusto che sia, perché è una grandissima squadra. La squadra sicuramente non molla. Noi non daremo adito a questo, perché dobbiamo sicuramente adesso fare un bel risultato a Cuneo e poi dopo penseremo a Tavagnacco. Insomma, abbiamo questi 15 giorni e ci possono laureare a campione d'Italia dopo 10 mesi di grandi sacrifici da parte delle giocatrici, della società, di tutti quanti. Non ce la dobbiamo far sfuggire. La possibilità di giocare alla Franchi le piace o è d'accordo con la Cacamo che ha detto che è assolutamente indifferente giocare qua a San Marcellino o altrove? Cacca mi ha fatto bene a dire così, però sicuramente insomma, il Franchi sarebbe giusto un coronamento, una bellissima annata, e comunque ho detto io del Franchi ne vorrei parlare dopo Cuneo, comunque ne parlo adesso perché me l'hai chiesto e spero poi che sarà una festa della città, insomma, e questo per noi sarebbe un grande orgoglio. Posso chiedere un fioretto per la vittoria del titolo, se farà qualcosa? Secondo il fioretto, io non so per fioretti, comunque dimmi il fioretto. No. Perché in caso, tu vorresti sì, no, una proposta sua, no, io fioretti non ne faccio. No, no, sicuramente, anche perché non c'è bisogno, ragazzi. Fioretto di tra le giocatrici, per bene, grazie.